Esattamente 90 anni fa come oggi, il 4 novembre del 1933, il monumento al marinaio che vedete alle mie spalle venne inaugurato da Vittorio Emanuele III. Si tratta di uno dei simboli di questa città che ha acquisito nel corso dei decenni un valore e un'importanza sempre più rilevante. È l'unico monumento del genere in Italia, eppure quest'oggi a Brindisi non è stato organizzato nulla. L'amministrazione comunale e gli altri enti hanno totalmente dimenticato questa celebrazione. Eppure un anniversario così importante per quello che è considerato uno dei simboli della città, non solo, ma che è diventato uno dei simboli della Marina Militare Italiana, tanto che la giornata della memoria dedicata ai marinai caduti nelle guerre viene celebrata proprio qui nel piazzale del Monumento al Marinaio. L'amministrazione comunale non ha ritenuto di organizzare nulla. Probabilmente, se questo silenzio si fosse verificato con l'amministrazione precedente, che era quella di centrosinistra, ci sarebbe stata una rivendicazione politica, perché sappiamo che il Monumento al Marinaio è stato costruito nel periodo fascista. In questo momento l'amministrazione comunale di Brindisi è di centrodestra, ma ha dimenticato di celebrare i 90 anni del monumento più importante. E questo penso che non sia soltanto un problema di natura politica, ma un problema di natura sociale che sintetizza perfettamente l'assenza di memoria, l'amore che è stato perso nel corso degli anni da parte dei brindisini nei confronti della loro città, e l'incapacità di valorizzare il proprio patrimonio culturale e il patrimonio storico. Una città che non ha il rispetto della sua storia e non ha amore per quella che è la sua tradizione ha davvero poche possibilità di rinascere.